Salve a tutti, io sono The Long Gamer e bentornati su Cult of the Lamb. Oggi finalmente sconfiggiamo il secondo alfiere nemico e riusciamo a migliorare il villaggio, ma un sacco di morti improvvise ci lasceranno senza fedeli, qualcuno viene sacrificato addirittura per errore, altri risorgono dall'oltretomba e molto altro. Buona visione! Signori, io non mi voglio arrabbiare, ma è abbastanza ovvio che questo gioco mi odi. Letteralmente 30 secondi fa stavo preparando la puntata prima di iniziare a registrarla e tra me e me ho pensato, in questo episodio, visto che la gente vuole il sangue, vuole vedere la gente morire sacrificata male, direi che potremmo per l'appunto sacrificare Franco. Non faccio in tempo a finire questa frase nella mia mente che letteralmente in questo preciso momento Franco si è accasciato a terra e stile l'assistente ha deciso col cocchio io ti muoio qua in mezzo al villaggio. E non ho neanche pronta una tomba per lui o altre cose. E ovviamente tutto questo farà crollare la fede dei miei iscritti / adepti. Porca di quella suprema porca. Voilà, è morto Franco. Perfetto. Ma porca boia, sì, lo so. No, 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 non svumitate male. Levatevi dai maroni, levatevi dai maroni. Lo so che è schiattato. Franco faceva schifo anche da vivo, potete immaginarvi da morto. Allora, dimmi che possiamo forse fare velocemente un sermone. Non mi ricordo dove abbiamo interrotto lo scorso episodio. Vediamo un po'. No, i sermoni li abbiamo già fatti, ma... possiamo potenziare la coroncina. Dichiarando una nuova dottrina. Ok, cominciamo in bombazza l'episodio. Lasciate stare il cadavere di Franco. Chi sacrifichiamo? Hyper o Take? Do la risposta abbastanza scontata. Ah, ma le possessioni non si trattava di possessioni demoniache, ma dei beni terreni dei nostri iscritti. Non lo sapevo. Vediamo un po' se possiamo appropriarci di qualcosa. Allora, possiamo fare in modo di estorcere una mazzetta, diciamo, dai nostri iscritti, adepti, ogni singolo giorno. Ma l'oro in sé non è un grandissimo problema, possiamo vendere letteralmente di tutto. Oppure, molto meglio, possiamo corrompere i nostri iscritti / adepti in modo tale da aumentare la loro lealtà una volta al giorno, presumo, per 3 monetine d'oro. Questa cosa non mi dispiace. Ok, perfetto, andiamo di corruzione. Tutto ciò è molto ma molto italiano. E olè! Già fosse stato più di qualche monetina di oro sarebbe stato decisamente meglio. A posto, siete contenti? Il telone vi corrompe. Oh. Ok, ritornate dopo per il sacrificio probabilmente di Hyper. Non so chi altro potremmo sacrificare. Datemi un secondo che preparo Franco per la sepoltura. Ottimo, perché puzzava già da vivo. Aspetta un secondo che sennò qua non venerano il telone. Dimmi che si va di levelappone. Te lo chiedo in ginocchio. Ho bisogno di sbloccare una ciola di niente. Una grandissima ciola di niente. Prepariamo subito una bella tomba per Franco in parte a quella dell'assistente. Qualcuno vuole andare a prepararla? Bravissimi ragazzuoli. Nel frattempo Papino, che ha bisogno di un sacco di risorse, vuole craftare... non ho abbastanza denaro. Porca di quelli per porca, volevo craftare un'altra struttura per l'estrazione della legna, ma come ho detto, non c'ho il denaro. Vediamo se il mio sommo signore padrone... ah, gli piacciono le zucche? Benissimo. Ecco qua, signore, si cucchi tutte le zucche che purtroppo ai miei iscritti fanno venire la cacarella. E voilà, il telone disse, si è craftata un'altra struttura per l'estrazione della legna. Ecco, magari mettiamola qua dietro. Perfetto. Oh, perché siamo messi troppo male a risorse. Allora, nel frattempo, vediamo anche di reclutare a sto punto un nuovo Franco. Ciccio, io ti risparmio, ma te diventerai un nuovo Franco, che direi che è decisamente molto peggio. Ok, guarirà molto più rapidamente. E ogni volta che reclutiamo un nuovo adepto, lui automaticamente guadagna 10 di fede. Porco cane, è il miglior Franco che io abbia mai visto, gente. Nuovo Franco, benvenuto nel gregge. Yay, un'altra bocca da sfamare. Il vecchio Franco era... aspetta, come? Perché? Oh no, è arrivato vecchio. È arrivato vecchio, porca di quella suprema porca. Ma mi prendete in giro? Ma non ci credo mai nella vita. Ok, vediamo di ottenere un po' di fede. Perfetto, così buttiamo anche sulla... ah, ok, siamo al massimo, non ci sono problemi. Ok, spero che nel frattempo i ragazzuoli abbiano preparato il buco. Ottimo, abbiamo seppellito Franco e ce ne dimenticheremo molto in fretta. Mi sa che anche Franco 2.0 lo seguirà a ruota. E olè, perfetto. Abbiamo un altro po' di ispirazione divina. Altri 4 per riuscire a sbloccare le cose di terzo livello. Aspetta un secondo, possiamo sbloccare rituali più economici. I rituali costeranno il 50% in meno, ma è tantissimo in meno. Però prima dobbiamo ottenere il tabernacolo. È una struttura molto utile perché praticamente quando i nostri adepti non sono impegnati a venerare il telone, potranno depositare qui la devozione. Oh, lo voglio assolutissimamente! Mi serve molta ma molta più devozione. Ribadisco, per adesso ce la stiamo passando anche abbastanza bene. Allora, vedo che i ragazzuoli hanno anche parecchia fame. Abbiamo risorse? E
Neanche tante. E altresì vero che peggiora dell'ipotesi di Dollar Beta, ma sto cercando di trattarli bene, piccoli stellini. Dovremmo uccidere i vecchi. A sto punto, signori, dobbiamo uccidere assolutissima. Ma non volevo. Non volevo mettere in prigione Gerbillo? Scusa, stavo cercando di. No, devo prendere il ragnetto gioco? Non è un concetto così difficile. Oh, nel frattempo i gabinetti si stanno riempiendo. E ci credo che le nostre colture non crescono. Signori, ma mi prendete in giro? Non c'è nessuno che irriga i campi? O che li semina? Ma dai, ma vergognatevi. Aspetta un attimo, devo anche piantare un po' di quelle spore da portarle al tizio che c'ha una passione spropositata per i funghi, in modo tale da sbloccare la sua quest e da sbloccare anche cos'è che aveva la magia o l'abilità che permette di plagiare la mente dei nostri adepti barra iscritti. Anzi, vediamo di buttarci dentro un po' di cacca che magari crescono anche più rapidamente. Ah, avete finito i semi? Ma porca di quelli per porca. Allora piantatemi un po' di camelia. Aspetta, se ho visto bene. Aspettate un attimo, allora ritorniamo nella zona dei portali. Perché qua a sinistra era comparso un nuovo commerciante. Ah, è l'insetto! Ciao, hai così tante bocche da sfamare, avrai bisogno di semi. In effetti, sì. Ok, praticamente possiamo comprare da lui i semi per... Oddio, non è che siano straeconomici? Ecco qua, per adesso ci accontentiamo, voglio dire. Preferisco spendere dell'oro per sfamare gli iscritti che trovarmeli in rivolta domani mattina. Mai tirato un lagone che mi sono perfino spaventato? Perfetto. Alcuni cespugli sono pronti. Ottimo. Cortesemente che non mi schiatti nessuno nel frattempo. Non sarebbe poi così male. Ragazzuoli, potete anche andare a mangiare visto che avete tanta fame. Oh, nel frattempo abbiamo ricevuto un po' di tavole. Perfetto, di quelle consacrate e via dicendo. Continuiamo a convertire le pepite di oro in monetine di oro, perché ora più che mai ci servono proprio un casino. Ma non c'è nessuno che sta lavorando qua? Dobbiamo togliere un po' di gente dalla devozione. Aspetta un attimo che possiamo level upare l'assistente 2.0. Ecco qua, con una leggerissima benedizione. Sì, anche perché oggi devo far fuori il boss, quindi sapete com'è? Vorrei essere bello potente, ragazzuoli. Ah, nel frattempo il Thelonious Imbecillus è contento per una missione che abbiamo completato per lui. Neanche me lo ricordavo. Olè, altro level upone. Fai così, fede come non ci fosse un domani. Perfetto, altra quest completata con successo. Scusate, cuccatevi tutte le benedizioni. Perfetto, vi voglio tutti felici e contenti, tranne Ai perché morirà molto presto. Ma vabbè, dettagli. Sara, ascolta, ti devo cambiare lavoro. Al posto di venerare il telone ho bisogno che vai a buttarmi giù un po' di alberi, così puoi sfogare tutta la rabbia repressa. Che è cosa buona e tanto giusta. Gente, è cosa buona e tanto giusta. Nel frattempo dobbiamo costruire cose, disse il telone prima di accorgersi che non aveva abbastanza oro. Ah, che palle questa storia dell'oro. Ciccio, mi servono le monetine. Ho capito che c'è le tavole di legno. Ok, dobbiamo vendere altro. Vendo il vendo le zucche. Potremmo vendere anche la roba consacrata. Vale parecchio. Tipo le roccine non ce le hanno anche mai richieste. Oh, senti, in periodi di crisi bisogna arrangiarsi in qualche modo. E finalmente possiamo craftarci la statua delle offerte, sperando che i nostri iscritti barra adepti comincino a donare al telone. La mettiamo direttamente qua davanti. Priorità massima, gente, priorità massima. Al telone piacciono le donazioni. Ecco qua, perfetto. Prima che mi schiatti qualcun altro, vediamo di fare ovviamente il sermone mattutino. Venite! Ascoltate la parola del telone, che sono porchi tendenzialmente, eh. Vabbè, chi altro è invecchiato nel frattempo? Ah sì, è l'altro Franco 2.0. È arrivato già vecchio. È tipo Benjamin Button praticamente. Qui, la 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 la. 38 su 60, molto ma molto bene. Perfetto, la nuova costruzione è completamente operativa. Panda, stai donando? Mi raccomando, dona il telone tu, bravo ragazzo. E appena possibile dobbiamo anche costruire l'altra struttura, però mi serve un po' più di oro, ovvero il tabernacolo. Ah, mi servono solo 3 unità di oro. Vabbè, non è un problema. Vediamo di vendere semplicemente un paio di zucche. Ecco, adesso valgono anche di meno. Grazie gioco, ti odio profondamente anch'io. Chi poi c'era? Franco 2! Rompi le balle tanto quanto Franco 1! Perfetto, tabernacolo. È una struttura bella grandina. Direi di metterla qui in parte, alla zona notte. Così al mattino si alzano e vanno a lodare il telone fin dall'inizio. Oh, mi dicono dalla regia che i gabinetti sono pieni. Porca boia, c'è letteralmente una montagna di... Insomma, ci siamo capiti. A posto, bagno ripulito completamente. No, non vomitatemi in giro. All'improvviso è pieno zeppo di zucche, letteralmente dovunque. Aspetta, vediamo di raccogliere tutto. Oh, ma che vada, vendo le zucche per ottenere dell'oro. E poi con quell'oro ci compro i semi
delle bacche, così possiamo dare ai nostri adepti dei cibi molto ma molto più nutrienti, che mi pare la cosa migliore da fare. Oh, se riusciamo a consacrare tutte queste risorse sono 25 monetine d'oro che il telone gradisce. Oh no, avvocato, dica cosa vuole. Ascolti signore, insomma, se lei fosse davvero un grande leader, non lo so, non potrebbe rendere questo posto più bello. L'avvocato ovviamente è abituato al lusso, il bastardo. Dobbiamo costruire 3 decorazioni. Avvocato, che piacere averla nella nostra squadra. Allora, le decorazioni non dovrebbero costare un botto. Guarda, c'è questa che si fa con l'erba. Detto così suona male, ma insomma ci siamo capiti. Guarda, la mettiamo direttamente qua dietro la zona cucina. Perfetto. Poi cos'altro possiamo costruire che non mi dissangui il conto in banca? Abbiamo Stonehenge, perfetto, abbiamo un po' di pietra, non è un grande problema. La possiamo piazzare direttamente qui, ottimo, così non devo fare i chilometri casomai per craftarla. Ed infine, aspetta, avevamo decorazioni anche qua sotto. Che carine, ce ne sono veramente un sacco. Un vaso coi fiori, oh, cioè, un vaso gigantesco coi fiori. Guarda, glielo mettiamo qua in parte alle tende, così si alzano la mattina e annusano i fiori e poi si pigliano un calcio in culo perché devono andare a lavorare. Ok, meglio che non si dica, questa quest la dovremmo completare e ottenere un po' di fede da parte dell'avvocato. Ui là là. Ah, ma solo 3 su 10, non è che ne raccolga tantissima. Va bene, va bene, va bene. Aspetta che raccolgo anche questa prima di partire all'avventura. Le. Apposta. Oh, vedo che qualcuno ha fatto delle donazioni. Mi hanno donato della legna. Sanno che ne avevo bisogno. Bravi ragazzuoli. Però sì, ci manca ancora l'oro. Quando avete un attimo di tempo, donatelo. Possiamo nuovamente potenziare la corona. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, cosa sblocchiamo questa volta? Forza, correte, non c'ho tutto il giorno. Allora, andiamo ancora di possessioni. Parte seconda. Vediamo un po' di cosa posso appropriarmi. Allora, possiamo sbloccare il tratto materialistico. Quindi otterremo fede quando miglioriamo le zone in cui dormono. Oppure possiamo sbloccare la fede nei falsi idoli. E pertanto otterremo fede quando mettiamo delle decorazioni. Oddio, le decorazioni sono facili. Porco cane, sono facilissime. Piazzi un paio di vasi qua e là e sono tutti felici e contenti, stile l'avvocato. E ottimo. In caso di problemi abbiamo un po' di trucchi per rimediare prima che la situazione prenda una brutta piega. Qualcuno intanto mi ama ancora più di prima. Ottimo, giorno 26. Cortesemente non schiattatemi così di primo mattino. Non sarebbe male, ragazzuoli. Che succede? Ah, ora sono tristi perché non ci sono abbastanza posti letto. Porco cane, ci metto 3 secondi a riparare tutto. Potevate anche pazientare. Hyper, c'è gli occhi tutti bianchi. Che succede? Sì, ma calmati. Ok, grazie, molto gentile. Magari lo sacrifichiamo quando torno, se è ancora vivo. Allora, datemi giusto un secondaino che, come ho detto... Oh, grazie della legna. Avvocato, 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 venga qua. Scusi, ho completato la quest. È stracontento, ma il telone non si accontenta. Avanti. Vediamo di levelappare anche l'avvocato. Ottimo, ottimo. Facciamo giusto un sermone prima di partire, gente. E siamo a posterrimo. Ah, a proposito, possiamo costruire l'ospedale. Oh, finalmente. Oh, alleluia, questa è una struttura che ci tornerà molto ma molto utile. La metterei in parte alla zona dove dormono di solito, così non devono farsi i chilometri di volta in volta. Ottimo. Dobbiamo solo nutrirli un attimino. Allora, siccome non c'ho voglia, senti, dagli un po' di piatti fatti con l'erba. Vediamo un po' se ce la faccio magari con il sermone a raggiungere il prossimo level up, anche se dubito. Forza, lodate il telone con tutta la forza. Arriveremo tipo a 59, se mi incocchio tantissimo. 60! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo qualcosa di faigo, gente? Oh, abbiamo il fervore dei giusti, parte seconda. Quindi possiamo fare ancora più magie di prima. Bene, che poi il telone se ne dimentica di lanciare le magie. Oppure c'ha sfiga e gli arrivano le magie quelle a culo. Ok, a posto. No, no, bravi ragazzoli. Sono molto ma molto fiero di voi. Ora potete anche tornare a mangiare. Nel frattempo anche il gerbillo mi ha levelappato l'amore nei confronti del telone. Bravo gerbillino. Ok, io ho praticamente tutto. Vediamo casomai. Aspettate un attimo, mi cucino anch'io un piatto fatto con l'erba. Detto così suona male. In modo tale... Porco cane, l'ho bruciato perché sto chiacchierando, sono un pirla. Ok, facciamo finta di nulla che è meglio, così posso avere quel cuoricino extra. Com'era? Era orribile, ho vomitato io. Ma... mi ha tolto mezzo cuore. Ma porca di quelli per porca. Ci sono rimasto malerrimo. Ci sono rimasto... No, questo non me l'aspettavo. Che è bello che nei commenti qualcuno mi ha detto: ma no, Lon, puoi farti anche... mangiarti anche tu i piatti con la cacca, tanto tu non senti degli effetti negativi. Aspetta che adesso non me li farà cogliere. Ah, perché lo posso fare solo una volta al giorno? Dai, gente, dai. Me ne vado offesissimo. Ed eccoci ritornati a Danura. Buongiorno, signorina.
No, io non farò la stessa fine di Leshy. Mi troverai nel mio tempio. Farai la stessa fine di quelli della tua razza. Non faccia boiate, ok, la dobbiamo affrontare laggiù, ottimo. Oh, sarà ovviamente una battaglia molto ma molto difficile. Allora, datemi delle armi vampiriche. Maronne, un'ascia di tutto rispetto, fa 3.2, vabbè, potenterrima. E qui cosa abbiamo? Una bella magia del fuoco di livello 7. Possiamo addirittura renderla esplosiva? Se mi ricordo di caricarla a lungo. E io sono il telone, quindi no. Non la caricherò a lungo, questo è poco ma sicuro. Quello che tu servi, il mostro che noi abbiamo messo in catene, non sarà soddisfatto fin tanto che non avrà ucciso tutti e quattro noi. Potrai anche aver ucciso mio fratello Leshy, ma non riuscirai ad uccidere me. E non riuscirai ad avvicinarti agli altri alfieri della vecchia fede. Noi siamo molto più vecchi e molto più potenti di quanto non fosse nostro fratello Leshy. Ho capito, dovrò tirar porchi. Maronne quante, sì. Brutta! Porchi, quelli per porca. Maronne, sono giganteschi sti cocchi di roppi. E li sto colpendo con un'ascia iperfaia. Ovviamente c'hanno anche i poteri del fuoco della serie. Meglio abbondare. No, io qua ci morirò. Ok, ho ucciso il roppo. Mi si era anche interrotta la registrazione, facciamo finta di nulla. E mi ha droppato un intero cocchio di cuore. Perfetto. Della serie meglio che nulla, ottimo. E mi hanno dato un altro fungo. Ah, porco cane, dovevo portarli al tizio. Ok, evitiamo combattimenti inutili. Cerchiamo di risparmiare cuori nei limiti del possibile. Maronne, sono tutti triggati male. Aspetta, 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 che provo. Ok, ma non doveva essere più esplosivo. Forse devo caricarlo molto, ma molto di più. Ok, adesso è caricato. Ancora non ne sono... Poi tanto convinto. Devo ricordarmi che sti tizi sono iper arrabbiati con la vita. Signore, buongiorno. Cosa fa nell'erbetta? Vieni a giocare con noi. Non faccia il timido. Avanti. Ok, trucidato anche questo. Ciocco, non fare il parsimonioso sulle cure. E ti picchio male la famiglia, che cocchio. Mi stanno dando una mare di funghi una volta tanto. Vediamo un po' cosa abbiamo di bello. Mi danno un cuoricino in più. Oppure danneggi tutto quello che c'è a schermo quando vieni colpito. È un cuoricino in più allo stato attuale. Non è che ci sputo sopra, Signora, hai visto come sono messo male, porco cane? È che devo smetterla di farmi prendere dal panico, prima di tutto. E devo smetterla di spammare i tasti. Salve, signore! Questo si chiama Flinky. Ciao, ragazzo, io ti conosco. Sei forse un amico di Ratau? Oh mio Dio, non mi dica che lei è quello che giocava ad Adi assieme a Ratau. Riconosco quella corona sulla tua testa, Ratau. Mi ha sempre parlato di essa. Infatti sto andando proprio da lui per giocare a Knucklebones. Ho un sacco di debiti da pagare e un sacco di debiti da guadagnare. Ok, quindi quando ritorniamo là possiamo fare un'altra battaglia. Allora, da che parte andiamo? Io direi di andare di qua, probabilmente è una pessima idea. Cosa sto guardando? Buongiorno. Cos'è? Buon salve. Possiamo fare un'offerta? Ma non c'ho denaro. Questo non l'ho mai incontrato prima d'ora. Vabbè, ma questo è denaro? Ma mi dà denaro! Oh, porca di quelli per porca. Ok, sentite, io un'offerta la faccio. La statua della bestia desidera dell'oro. Ecco, cuccati tutto l'oro. E in cambio mi dai una malattia venerea. Mi ha dato ancora più oro di prima. Per davvero? Me ne ha dato di meno. Va bene. Aspetta, aspetta che... ma c'è dell'oro anche qui, aspetta. Non mi ero accorto. Beh, non gli do ancora oro. Non vorrei mica ancora oro. Sì, ma questa volta ne vuole di più. Va bene. Potremmo anche fare uno scambio equivalente. Si cucchi 30 di oro. So che prima o poi la mia fortuna finirà e rimarrò fregato, Non mi ha dato niente. Non mi ha dato niente. Ora la statua è arrabbiata. Ma porca di quelli per porca. Ti odio nel profondo anch'io, Forse si è arrabbiata perché ho usato l'oro che ho appena rubato per pagarla. Ci avrebbe anche dei validi motivi. Aspetta, carica bene l'attacco. Porca di quelli per porca. Sti cosi che lanciano le palle di fuoco mi fanno girare a me. Le palle normali, non di fuoco. Ok, dobbiamo cercare di eliminarli tutti. Aspetta, aspetta, aspetta che cadono anche le cose dal cielo. Aspetta, se glieli faccio cadere in parte dovrebbero fargli danno. Teoria molto ma molto corretta. Aspetta, 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 che poi il bastardo esplode. Quindi ci dobbiamo allontanare. Così, mi dà un po' di funghi. Grazie, molto ma molto gentile. Ok, dimmi che siamo arrivati all'uscita. Meno male. E una lanterna. Era esattamente ciò che volevo fin da bambino. Che culo. Ok, la nuova magia non mi sta neanche entusiasmando più di tanto. Direi di andare in quella direzione perché nuovi adepti mi farebbero comodo. Prima, tuttavia, possiamo raccogliere un po' di legna. Grazie. Grazie gioco, era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Mi hanno dato anche... guarda quanta! Dicevo, mi hanno... Scusi, c'è nessuno di casa? No, gliela batto. Mi hanno dato anche un po' di bistecche che erano lì sul falò. Perfetto. E come dicevo... Aspetta che non sbaglio. Oddio, dobbiamo prima combattere i tizi. Me ne ero completamente dimenticational. Porca di quelle per porco. Ok, ho fatto fuori l'arciere.
Anche i Rospic possono rompere le balle più di quanto uno si aspetti. Aspetta. Ok, occhio. Eliminati entrambi. Resta solo il tizio col te. Lo laggiù. Oh, benvenuto. Cos'è, un capibara? Sembra un povero adorabile capibara. Ma vieni qua che ti salvo io. Ah, a posto. Ora verrai a venerare il telone. Ottimo. Ok, non mi aspettavo di dover combattere con le rane. E barone, dovevano ovviamente essere rane che vomitano. Porco cane. Bonnie, date. Bonnie, non rompete i maroni. Ok, praticamente uguale al mini boss lì che abbiamo affrontato lo scorso episodio. Non è poi così difficile. Wow, la scultura di fiori. Che bello. E anche foglie. Meglio abbondare, eh. Da che parte andiamo? Destra o sinistra? Ah, beh, c'è il tarocco. Non mi ero accorto. Nuovo tarocco. 10% di probabilità di ottenere un cuore quando uccidi un nemico. Pff, con la fortuna che mi ritrovo io. Quando mai nella vita? Speravo di trovare anche qualche arma un pochettino più faiga, che non sarebbe decisamente male, aspetta. Detto, se attacchi a Rathalon è praticamente fatta. Niente cuori, eh? No, ma figurati. Oh, vedo il simbolo delle armi. Aspetta, aspetta, aspetta. Buongiornissimo. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa. Oh, vampirico. Vampirico assolutamente. E oh, questo è di livello 8. Anche questo è di livello 8. Perfetto, col vampirico mi salvo assolutissimamente. Perché prima o poi otteniamo qualche cocchio di cuore senza dover aspettare che ce li droppi direttamente al gioco. Oh, ma che bella zona! Sono proprio contento di essere venuto da questa parte. Aia! Probabilmente l'uscita era dall'altra parte. Maledetto bastardo, aspetta. Nino, Lonino, non farti sopraffare. Lonino, ricordati che hai anche le magie. Ma sono a ricerca automatica? In effetti credo proprio di sì. Bastardo! Stavo verificando teorie. Aspetta, vieni qua. Oh, mi ha attaccato, maledetto. Oh no, nel frattempo è morto Hyper. Ma come, lo volevo sacrificare. Ma sono terribilmente deluso e affranto. Doveva essere il nostro primo sacrificio. Eh no. Ma povero Hyper. Devo ritornare a casa quanto prima, dannazione. Ancora? Bonnie. Ho detto Bonnie. Aspetta, 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 dobbiamo far fuori soprattutto i cocchio di arcieri. Che non li si sopporta più, maledetti rompiscatole. Oh che culo, oh che culo. Ho ottenuto un po' di cuoricini. No. A Robin dei poveri. More, c'è male anche tu. Devi darmi anche tu un cuoricino, tanto che c'eri. Mamma mia. Dai, Oh, siamo arrivati alla fine, per fortuna. Oh, meno male. È stato decisamente più difficile di quanto mi sarei mai aspettato. Ok, zona col boss. Buongiorno, salve. Scusi, le ciulo un po' di devozione che ne avrò bisogno prima di tornare a casa. Oh, preso in pieno, perfetto. Questa, peraltro, è la prima volta che otteniamo così pochi tarocchi. Aspetta che magari riesco a far fuori qualcuno che non sarebbe male. Ammetto, le armi che fanno pochi... Aia, sono stato stupido. Dicevo, le armi che fanno pochi danni non sono proprio spettacolari. Quando devi affrontare un boss? Ok, mi ha ridato un mezzo cuore, della serie meglio che nulla. Dai, però, datemi qualche tarocco. Non possiamo andare avanti in sto modo? Oh mio Dio, quanti... Ne devo affrontare, aspetta, aspetta che mi attaccano dalla distanza. Quelli volanti li odio. Ma proprio uno sfacelo. Ok, morto anche questo. Mi ha ridato mezzo cuore. Guarda sto tizio. Si è stato triggerato male, aspetta. Perché mi sono avvicinato troppo a loro. Lonino, smettila di spammare. Ok, perfetto, sono riuscito a curarmi. Bucio di chiurlo e mi ha ridato anche un bel po' di risorse. Dove vado? Vado da questa parte? Dimmi che è la zona giusta. Decisamente non è la zona giusta. Ok, ovviamente ho sbagliato strada. Il lato positivo è che ho recuperato di nuovo praticamente tutti i cuori. Che cosa buona è tanto giusta. Ok, ho fatto fuori un altro. Aspetta, si avvicini. Purtroppo quando rotolo gli finisco sempre in bocca in qualche modo. Faccio sempre lo stesso maledettissimo errore. E... ok, altre risorse. Oh marone, quanta gente. Oh marone. E dai. E mi hanno colpito con la freccia. E questa è molto più potente della vostra maledettissima freccia. Ok, l'ho quasi ammazzato. Aspetta, perfetto. Sono arrivato dietro. Pony. Lonino, non spammare. Ok, tu ci dati anche questi. Pony. C'è troppa gente. Ok. Direi che sono morti per la trappola. L'avvocato ha raggiunto la terza età. E dai. Guardate come sono diventati bravi a schivare. È qualcosa di assurdational. Cioè, non Uber trota. Perfetto, me lo dai un cuoricino. Oh, mi hai ripristinato tutta la vita. Grazie gioco, ti voglio bene anche io. Aspetta, aspetta, vedo luna e stelle. Questo vuol dire taroccone. Allora, dammi i pesci tua nonna. I nemici droppano il doppio di fervore. Ecco, questo vuol dire che possiamo fare molte ma molte più magie. Dicevo, quando torneremo a casa, gente, sarà il disastro. Di proporzioni bibliche, gente, di proporzioni bibliche. Oh no, non di nuovo voi. Aspetta, ricordiamoci che droppano il doppio di fervore. E, aspetta un attimo, mi pare che questo attacco sia molto più potente. Cioè, il nostro attacco primario fa molti ma molti più danni. Ah, deve essere tipo in combo. Ah,
bello lui. Ok, se riusciamo a fare la combo è fatta praticamente. Perfetto, ho raccolto altre risorse, funghi, ossa. E chi più ne ha più ne metta. Non siamo ancora arrivati alla fine. Oh, alleluia, alleluia. Vabbè, ma devo rifare un altro dungeon quindi? C'è un voto di memoria. Ma no, torniamo indietro, porca di quelli per porca. Franco 2.0 è morto nel frattempo. Dai, non si può andare avanti in questo modo. Non potevate aspettare un altro po'. Oh, buongiorno, scusi. Andrei tipo di fretta se possiamo fare la boss battle senza farmi perdere tempo. Sapete com'è? Finalmente! È da tanto che aspettavo questo momento. Preparati a dire le ultime parole, creatura. Non lascerai vivo questo tempio. E tanto tecnicamente non posso morire. Chi si vuole accoltellare? Io! Oh, e vabbè, sono più fedeli dei miei. Ma che roba? Beh, si accoltellano anche gli altri. Oh, maronne. Ok, sono morto. È finita, gente. Mi viene da piangere. Guarda che schifo. È diventata una creatura veramente immonda. Ah, che schifo, mi ha tirato la lingua. Arrivano rospi in continuazione. Il che potrebbe essere anche una cosa positiva, perché vuol dire che posso curare i cuori in continuazione. Dai. No. Aspetta, cerca di beccarlo. Cerca di non farli beccare, che non sarebbe male. Occhio. Porca di quelli per porca. Ma, come ho detto, se arrivano in continuazione. Però non ho 5 secondi di pace. Aspetta. Fortuna che alcuni danni te li nega in automatico. Oh, scusate, qualcuno mi vuole curare. Santo potere vampirico, aiuto. Non riesco a fare praticamente nulla. Aspetta, continuiamo ad attaccarlo in qualche modo. Dalla distanza. Speravo mi deste un po' più di fervore. Non è che mi faceva schifo, perché di quelli per porca. Porco cane, ok, gli ho tolto metà della barra della vita. Aspetta che dovrò lanciare un'altra magia. Quanto prima? Preso. Schiva. E con quante schifosissime mosche non me lo dici. Aspetta. Ah, che se le rimangiate, buono. Ma gli ridan vita? Devo controllare se gli ridan vita. Non vorrei dire una boiata delle mie. Aspetta. Ok, magia pronta. Perché non hai lasciato la magia? Aspetta. E non posso fare i miracoli. Ok, pronto. Vai di magia. Ok. Non dovevi pigliarmi gli rospetti di me. Tonino. Il family friendly. Ok, almeno mi ha ripristinato un po' di vita. Dico solo. Aspetta. Ho finito la magia. Aia. Ma slinguazzato. Almeno in vita mia cena fuori. Porca di quelli per porca. Non sono per l'amore fra le specie differenti. Aspetta. Che sono dietro. Così non mi fa più di tanti danni. Ok, dai. C'è ancora 3 cuori. Quando mi fa cosare lo schermo mi preoccupo. Che succede? Beh, stanno arrivando i rospi quelli più seri. Sì, ovviamente molto più seri. Aspetta. Ok, il lato positivo è che ho ammazzato 3/4 della popolazione locale. E grazie al vampirismo siamo praticamente a posto. Aspetta, che ho le magie stracariche. Vai, aspetta, levati di lì. Porco cane. Sai che si è sdoppiato in quei cavolo di rospi più grandi degli altri? Un po'. La mia teoria è corretta. Aha. Teoria molto correctional. Aspetta, buoni, do quanto fervore per papì. Cos'è? A mega slinguazzamento supremo. I francesi approvano. Aspetta. No. Ne ho approfitto senza benché mio rispetto. No. Ha preso le mosche. Ma sei un pezzissimo di erba. Cane, sto schivando di quegli attacchi veramente assurdi. Oh, mi sto stupendo delle mie abilità di schivatore seriale. Aspetta. È il momento giusto. Attacca la dieta. Aspetta. Aia. Punto in bocca. No. Le moschine del menga. Cioè, quanto deve essere di merda tuo alito per ruttare mosche? Non dico altro. Aspetta. Avvicinati. Vai. Porco cane. Oh, finché rotolo c'ho praticamente l'invulnerabilità. Guarda che rompiballe. Aspetta, che intanto abbiamo ripristinato comunque un bel po' della barra della vita. Aiuto. Aspetta, giro attorno. Un po' se ce la faccio. Vai. Ok, non manca molto. Dai, punta in giro. Vai, colpisci. Ok. Vabbè, ma è in fin di vita. È praticamente in fin di vita. Morici, bastarda. Ok. Mamma mia. Oh. Non sono rimasto neanche così tanto danneggiato una volta tanto. Vai, recupera il cuore dell'eretico. A posto. Alla facciaccia tua. Ok, 2/4, il mio signore supremo sarà soddisfatto. Non volevo far rima, ma vabbè, dettagli. Posso avere proprio uno sfacello di premi per il mio operato? Anche perché quando torno a casa sarà un casino. Abbiamo la statua di Anura. Sì, wow, tutto molto interessante. Però ti richiedono interi cosi in oro. Ma porca di quelli per porca, abbiamo già problemi di oro. Perfetto, mi hanno dato 42 monetine. E la candela di pietra. Wow, come le faceva la nonna. Signori, siamo onesti, ho ucciso uno degli alfieri. Quindi il mio popolo dovrebbe essere anche stracontento. In teoria è un obiettivo non da poco. Signore, buongiorno, mi dà un aumento? Mi sono divertito a guardare mentre distruggevi Hecate. La sua arroganza l'avrebbe sempre portata a una morte prematura. La tua crociata senza pietà contro i fedeli della vecchia fede riscalda il mio cuore che ormai non batte più.
Ok. Fatto piacere rivederla, signore. Signore, potrebbe anche mettere una buona parola con i miei adepti, quelli che sono in vita, quantomeno. Oh, maronne, c'è gente che è ammalata. Signori, ho strappato via il cuore, una figata assurda. Aia. Vedo dalle icone che qualcuno si è rivoltato contro di me. Chi è? Il micio di Stray? Subito in prigione. Finisci subito in prigione. Porca di quelli per porca. Vieni qua. Vieni qua a dirmi le ste cose. Ti faccio subito una bella rieducazione così di primo mattino. Voilà, perfetto. Ama e loda il telone. Che poi la fede non è così bassa, santo cielo. Gerbillo, Gerbillo sta malissimo, porco cane. Vediamo di mandarlo a dormire. Vabbè, ma non abbiamo l'ospedale, ora che ci penso bene. Perché non vai in ospedale? Vabbè, dopo controllo come funziona anche l'ospedale. Sì, lo so che Franco è morto, portate pazienza. È morto anche Hyper, sono morti tutti. Non c'è niente meglio da fare quest'oggi che morire. Ma dimmi te se devo spendere 10 unità di oro per una buca in cui buttare i cadaveri. Perché l'oro non ha senso. Ecco qua, a posto. Vediamo di raccogliere anche questa devozione. Ragazzi, andate a costruire cose. Ma dai, Hyper, ti volevo sacrificare. Ma perché dovete tutti trollarmi in questo modo? Aspetta che vedo anche di riparare le tende che sono rimaste danneggiate. Ripara anche il letto, che dopo converto in tenda. Ma no, anche la Sara, ma dai. Ma è un casino, porco di quelli per porca. Allora, finalmente possiamo sbloccare i rituali più economici. Ottimo, direi che ne avremo sicuramente bisogno. Oh, devo pensare anche all'economia di sto cocchio di posto. Ok, vediamo di seppellire i cadaveri che scominciano a puzzare qua. Ci abbiamo una leggerissima carenza di adepti. Allora, buttiamolo nella buca. Perfetto. E me ne serviranno decisamente molti di più per poter aprire il portale per la prossima zona. Mamma mia, quanto pesate però, La prossima volta cerchiamo di farli morire più magri, che non sarebbe male. Ok, aspetta che recupero tutte le risorse. Quanta legna avete raccolto? Tantissima legna. Oh, posso costruire l'infinito e oltre. Maronne, hanno cacato decisamente troppo. Aspetta che do una bella ripulita. Mi sa che ci servirà un secondo gabinetto. Abbiamo troppi culi, santo cielo. Dimmi che posso fare, sì, un po' di passi normali, ma contento. Ehi, leader, stanno girando delle brutte voci sull'assistente 2.0. Si dice che è una spia mandata dal culto nemico per cercare di danneggiare il tuo grande potere. Dovresti andare a parlare con lei e vedere cosa da dire. Ok, ci penso io. Manca solo che l'assistente sia una spia. Porco cane. Allora, aspetta, vediamo intanto di dare un po' di benedizioni in giro. Ah, tutto qua, speravo che la barretta salisse molto di più. Allora, aspetta un secondo. Madre, visto che lei è qua, voglio darle 3 di oro. Vediamo un po' di quanto sale la fede. Speravo un po' di più. Speravo un po' di più. Sara, che faccio? Sacrifico te, santo cielo. E dopo anni di onorato servizio. Sacrificio satanico, però la Sara secondo me apprezzerebbe. Qualcuno ha mollato delle bistecche. Ma che gentili, ragazzi, ma che gentili. Allora, abbiamo il nuovo adepto. Sì, ti risparmiamo, tranquillo, piccolo adorabile capibara. Quindi dobbiamo praticamente rifare gli adepti che sono morti. Rifacciamo Hyper intanto. Ovviamente anche lui in versione 2.0. Perché ha il simbolo della cacca? Hyper? Ah, è coprofiliaco. Praticamente guadagna 10 di fede quando si ammala. Hyper, c'hai problemi. C'hai tanti tanti problemi anche la tua versione 2.0. Perfetto, benvenuto signor Hyper. Ottimo. Oh mio Dio, i campi sono in condizioni eccezionali. Allora, mandiamolo, casomai, per l'appunto, ad occuparsi dei campi. Anche perché mi sa che ci conviene fare un secondo campo. Che cosa buona e tanto giusta. Aspetta un secondo. La giornata sta per finire. Serve un sermone veloce, 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 iperveloce, prima che vadano a dormire. Altrimenti mi ciulo la giornata. Perfetto. Sì, ci servono tanti nuovi adepti. Ma proprio una cifra di nuovi adepti. Ok, la fede è salita. Possiamo anche potenziare la corona. Aspetta un attimo, qualcuno mi ha detto di sbloccare onnipresenza. Praticamente possiamo ritornare alla base in qualunque momento, anche se siamo nel bel mezzo di una crociata. Questo cosa vuol dire? Che non devo più morire per poter tornare indietro. Quindi evitiamo praticamente di perdere quello sfacelo di punti di fede. Che cosa buona e tanto giusta. E voilà, ottimo. Presumo che ovviamente avrà un tempo di cooldown, quindi non posso farlo in continuazione. Nuova dottrina, figlioli. Allora, facciamo una nuova legge per quanto riguarda la vita dopo la morte, che non esiste. Oh mio Dio, come non detto, possiamo riportare in vita i morti? Per davvero? Ah, è molto interessante. Se no possiamo fare un funerale a quelli che sono morti e guadagniamo 20 di fede. Oddio, ma se li riportiamo in vita mantengono quindi le caratteristiche che avevano prima? Porco cane! Questa è tanto, 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 aiutatemi a dire, tanto utile! Ovviamente avrà un costo considerevole,
il suddetto rituale. Però aspetta, abbiamo i rituali più economici. No, 75 di ossa, che probabilmente prima sarebbe stato 150. Ah, però abbassa di 10 la fede. Ma chi se ne frega, proprio una cifra. Ok, nel frattempo qualcuno mi ama, ma proprio una cifra. Sentite, dite che possiamo provare a fare uno dei suddetti rituali. A sto punto vediamo un po'. Il Take è morto? Mi pare che il Take fosse morto. Era quello che aveva la collanina notturna e che venerava meglio di tutti gli altri. Porco cane, avremmo potuto riportare in vita Hyper 1.0, ma vabbè. Take! Eccolo qua, ringiovanito. Guardalo quanto è bello lui. Perfetto. Quanto è il tempo di cooldown? C'è del cooldown, vero? Sì, ovviamente sì. Però non mi dice quanto dobbiamo aspettare. Ma è praticerrimo! Fantastico, gente. Eh sì, qualcuno non ha provato che ho riportato in vita gli altri. Sti gelosi. Guardate i nostri campi, che meraviglia. Allora, visto che il cibo, come ho detto, comincia a essere un problemone, me ne voglio occupare direttamente. Così domani posso cucinare l'infinito ed oltre. Scusate, ci sono i ragni in giro. Ma porca di quelli per porca, devo andare a prendere lo spray contro gli ragni. Scusate, nessuno ha mangiato del cibo che è qua, che ho cucinato io con le mie sante manine. Scusate, le mie sataniche manine. Ok, recuperato anche quel maledetto ragno. Ok, giorno 29. L'albero lassù è cresciuto all'improvviso, peraltro. Stavo ancora finendo di raccogliere tutte le risorse. Perché mi dicono che hanno fatto la cacca in giro? Perché fate la cacca in giro che ci sono i gabinetti? Oh, va che il micio di Stray è triggerato malissimo, santo cielo. Ok, ancora un paio di giornate e lo avremo rieducato completamente. Guarda che l'icona ancora non è sparita, mi godi ancora? Proprio lo 0,1% qualcuno ha donato 5 monetine, ragazzi. Ma che gentili che siete, c'è nessuno che vuole levelappare? Mi dicono dalla regia che Hyper si è ammalato ed è contento, quindi mi ha dato più fede. Hyper, ma porca di quelli per porca. Allora, vediamo di mandare direttamente qui il nuovo Hyper. Mi costerà anche 15 fiorellini, quindi vedi di darti una mossa. Ah, ma istantaneo. Oh, molto... No, Hyper. Allora, vieni qua e prima di tutto ti cucchi anche una bella benedizione. Perfetto, così non sono costretto a riportare in vita il tuo predecessore. Lo lasciamo nell'oltretomba. È meglio così, fidatevi, è meglio così. Questo vuol dire che possiamo anche curare più rapidamente senza perdere tempo il signor Gerbillo. Signor Gerbillo, venga qua. Ah, posto, dobbiamo fare un orto anche solo con le camelie. Oh, meno, ma cosa succede? No, sei guarito, Gerbillo? Ah, ok, perfetto. Non era convinto. Non era effettivamente molto convinto. Senti, cucati anche la benedizione. A posto. Avete di nuovo cagato come non ci fosse domani. Porco cane, ecco perché c'erano problemi di pulizia da queste parti. Ok, datemi un secondo che a sto punto craftiamo un ulteriore gabinetto. No, serve la legna sacra, mi dicono dalla regia. E nessuno che è qua a sacralizzare la legna. Ok, mi sa che dobbiamo assegnare qualcuno. Che succede? Aspetta. Che abbiamo completato anche la missione, mi ero completamente dimenticato. Olè. Madre, buongiornissimo. Si cucchi anche lei una bella benedizione. Ottimo. Oh, buongiorno, va tutto bene? Ok, si è staccata anche la seconda catena. Perfetto, dite che possiamo già entrare. Vediamo un po' quanti adepti mi servono, giusto per curiosità. Oh, potremmo anche già aprirla, ne basterebbero 9. A proposito di adepti, buongiornissimo, per 50 monetine di oro. Tenga un po' di oro, ma sì, vediamo di testare tutte le varie dinamiche, tanto che ci siamo. Spero che tu sia uno con tanti tratti positivi, visto quello che mi sei costato. Vabbè, è oro che abbiamo un po' buttato via, sarò onesto con voi. È altresì vero che ci serve un franco 3.0 a sto punto. Vediamo un po'. Tratti molto positivi, ovvero è materialistico. Quando miglioriamo le tende, vi dicendo, lui guadagna fede. E ok, riguarisce più in fretta degli altri. Sono stanco di fare franco. Ci sono davvero troppi franco. Poi si ribellano contro di te e porca di quelli per porca. E abbiamo franco 3.0, l'ultima versione aggiornata. Speriamo sia meglio di quelle precedenti. Beh, non ci vuole essere peggio. Posto? Franco, tu vai a... Sì, ti dico io dove devi andare, ma vabbè, dettagli. Per adesso vai a venerare. Oh, finalmente abbiamo la legna consacrata. Grazie. E chi è? Hyper. Hyper sta consacrando. Bravo, Hyper, tu consacra tutte cose. Ottimo, consacra anche il resto. Così finalmente costruiamo quel cocchio di bagno secondario, perché 3 ore che pulisco in giro è un macello. Mettiamo i bagni in parte dove mettiamo i tizi in prigione. Così ti passa la voglia di manifestare contro il telone. Aspetta che nel frattempo qualcun altro ha usato il gabinetto. Li dobbiamo migliorare quanto prima. Anzi, a proposito di migliorare, sì, le risorse non è che ce ne siano tante, ma beh, dettagli. Dicevo, ci sono. Vediamo di mettere anche altre 2 tende. Si sa mai che arrivi gente all'ultimo. Nel frattempo il Take si è ammalato. Take! Porco cane. Non devi andare in giro a guardarmi i cadaveri. Che succede?
Non ho abbastanza fiori? No, non mi dire che non ho abbastanza fiori perché piango nel profondo. Raccoglimi altri fiori assolutamente. Il TAC è quello che venera tutto il giorno. Deve star sempre bene, non mi posso permettere che il TAC sia male. Abbiamo fatto peraltro un rituale quest'oggi? Non me lo ricordo. Aspetta, veloce, 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 prima che calino le tenebre. Sermone, sermone, sermone. Prima che calino le tenebre, accorrete tutti, anche il TAC che vomita. Maronne, sono tutti vecchi, anche panda invecchiato, che casino. A posto? Ok, datemi tutta la vostra fede. E anche i conti in banca, il PIN della carta di credito, tutte cose. Allora, sentite, lo vogliamo fare quel cocchio di rituale? Allora, vediamo un po', sacrifichiamo qualcuno, come dicevo. Ora sì che costano molto di meno. A sto punto sacrifichiamo la Sara, che io spero di poter poi resuscitare in un secondo momento. Tanto comunque a 50 giorni vuol dire che domani mi ci schiatta comunque. Però mi genera anche un sacco di fede. Che succede? Perché no? Perché no? Non l'ho capita sta cosa. Che faccio? Sacrifico Panda? Panda va bene! No, aspetta, per dire! Non ho capito perché. Forse la Sara è troppo vecchia. Panda! Grazie di... Ah, ok, Panda, scusa! È contento! Panda è contento! Accetta il sacrificio? Yay! Spero di riportarti in vita, Panda! Ok! Perfetto! Possiamo sbloccare nuovi poteri. Ci sono rimasto un po' male per il signor Panda, sarò onesto con voi. Ok, sblocchiamo la maledizione dell'occultista. Vuol dire che 3 nuove maledizioni appariranno durante le nostre crociate. Quindi, cioè, aumenta la probabilità o aumenta la tipologia? Magia del freddo! Yay, l'ho dato il telone! Dovrebbero essere tutti contenti, spero che non causi un crollo della fede. Guarda quanto! È una roba assurda! Oh, dovremmo fare sacrifici più spesso ad averlo saputo, santo cielo! Ah, anche le ossa, giustamente anche le ossa e altre cose che non ho visto. Siete contenti? Diciamo che non è che si lamentino più di tanto. No, qualcuno non ha gradito. Ha ottenuto la carne. Aspetta, la fede è risalita proprio in questo momento. Che poi devo ancora capire chi è sto cadavere. Perché non me le dite queste cose, porca di quelli per porca? Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Ho tagliato anche una parte di video perché sennò durava troppo, ve la faccio vedere nella prossima puntata. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o mi assicurerò che non risorgiate. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!